L'arbitro Massa finisce nella bufera. Finisce nella bufera perché poi di giorno in giorno, subito dopo l'episodio di Napoli, che può sembrare, gli episodi di Napoli che possono sembrare una, come si dice, una coincidenza, un episodio, e invece no, perché si scava nel recente passato di questo arbitro di Massa, che naturalmente vuole fare molta carriera, per cui si aggrazia ai vertici della FIGC, dell'AE settore arbitrale, favorendo l'Inter, ma non è che la favorisce così, la favorisce in maniera vergognosa, scandalosa. Abbiamo gridato allo scandalo per quanto riguarda il fallo non fischiato di Lautaro sul giocatore del Napoli, sulla Botka. In molti parlano del calcio di rigore, io francamente mi sono espresso contro la concessione di quel calcio di rigore, ma è soggettiva, perché se dico che il rigore su Thuram non c'era, il rigore su Darmian non c'era, non può esserci il rigore su Osimhen, che è stato soltanto un tocco. Poi è chiaro, te li fanno vedere al rallentatore, sembra chissà che fallo è stato. A me non è sembrato tanto fallo, però naturalmente io non ho la verità in tasca, e quindi in moltissimi state dicendo che c'è un fallo, rispetto alla vostra opinione. Ma il problema è il primo gol, il problema è il primo gol, perché l'arbitro in maniera sconsiderata vede l'inizio del fallo, poi si gira quasi a non volerlo vedere. Probabilmente ci potrebbe essere un po' di malafede, che dite? C'è un po' di malafede? Non lo so se c'è un po' di malafede. Poi si va a ritroso, andiamo un po' a ritroso. Naturalmente Peter Pan oggi e anche ieri ha fatto notare come lo scandalo di Torino, però stadio del Torino, in quella vittoria dell'Inter, mi sembra che è finita 1-0 la partita fuori dell'Inter, quando non venne concesso il rigore del Torino, e questo praticamente filmato che gira ovunque da anni ormai, con il varista che era appunto Massa, il quale diceva chiaramente palla, palla, invece quello toccava il piede. Una cosa vergognosa, questo non avrebbe mai dovuto vedere più i campi di calcio. E c'è ancora di più. L'anno dello scudetto dell'Inter, degli stipendi non pagati, praticamente era il 16 dicembre del 2020, si giocava Inter-Napoli, la più brutta partita dell'Inter di Conte. Il Napoli, andatevi a vedere gli highlights, doveva perdere almeno 20-0 quella partita. L'Inter di Conte giocava un calcio eccellente, francamente, voi sapete, io la considerazione superlativa che ho di Conte e anche di quell'Inter. Peccato che non fu sostituito Pirlo, sennò anche quello scudetto vinceva la Juventus. Ebbene, quel 16 dicembre 2020, consultate, andate a vedere su Google quelle immagini, l'arbitro Massa arbitra Inter-Napoli, concede un rigore su Darmian sullo 0-0, il Napoli poteva segnare ma caterve di gol. A un certo punto concede il calcio di rigore e si inventa un'espulsione a Insigne, lasciando il Napoli in 10. Un'espulsione, mi ricordo, che tutte le moviole provarono, non c'era, tutti i riflettori, non si capisce. Molti di voi ricorderanno quell'espulsione a Insigne, lasciando il Napoli in 10. Perché ha lasciato il Napoli in 10 in quel modo l'arbitro Massa? E allora qui c'è una situazione diversa. Poi anche a 10 uomini il Napoli poteva pareggiare, ha colpito il palo, Andanovic ha fatto fior di parate. Io vi invito ad andare a vedere gli highlights di quella partita, un imbroglio totale, un imbroglio vergognoso, scandaloso, schifoso.
Cioè questo arbitro va fermato, noi diciamo va fermato, ma per il sistema è un arbitro importante, perché fa quello che deve fare, fa quello che il sistema dice. Fa delle cose gravissime, scandalose. Allora lo mandano ad arbitrare una partita di elevata difficoltà per il Napoli. E allora tutto si spiega, tutto torna. Tutto torna, siete scandalosi, ma non mi riferisco ai tifosi dell'Inter, per carità, quelli incassano gli scudetti di cartoni, figuriamoci se non incassano queste vittorie, che per loro è tutto l'imbroglio, per loro è civiltà, la loro civiltà è l'imbroglio. Mi riferisco al sistema, siete svergognati! Maledetti svergognati siete, quello siete, la state facendo sporca, la state facendo schifosa, la state facendo vergognosa. È un fatto gravissimo questo. Massa va fermato, ma non lo fermeranno perché lo utilizzeranno a Massa. E sono questi tre episodi che riguardano Napoli-Inter. E quando ha fatto il VAR in quel modo, in quello scandalo mondiale, cioè quando lui ha dichiarato il falso chiaramente, scusate, ha dichiarato il falso dicendo palla, palla, e invece prendeva il piede, negando l'evidenza, là è malafede, quella è malafede. E allora questo è tutto lavoro per la fondazione Juventus, quella che si è formata ultimamente, identità bianconera, è tutto lavoro, c'è tanto lavoro, ma probabilmente stanno aspettando qualche candidatura, perché non li vedo che si muovono, non li vedo attivi. Dov'è questa fondazione? Dov'è? È già scomparsa, hanno fatto le interviste, hanno fatto, aspettano di andare nelle trasmissioni. Dov'è? Fatevi capire, caro Colpo Gobbo che li ha invitati, dove sono ora? Perché non denunciano questi sfaceli? Perché non denunciano questi misfatti, queste irregolarità, questi illeciti? Perché questi sono illeciti. Non vedere il fallo di Lautaro l'altra sera è di una malafede esagerata. Questo è un sistema corrotto, il sistema FIGC, poi AIA settore arbitrale, Lega Calcio, è un sistema marcio, vergognosamente marcio. Cara fondazione identità bianconero, come caspita vi chiamate, dovete agire, altrimenti fate servizio finto. Il vostro servizio finto è un servizio finto. Vi invito ad iscrivervi al canale, vi esorto a mettere un bel commento, a mettere un like se lo ritenete opportuno e soprattutto a far girare queste notizie, far girare queste voci, perché devono capire che marcio c'è. Che vergogna c'è nel calcio italiano! Questa è la vergogna! Non quando vinceva la Juve e si inventavano complotti! Qui ci sono fatti chiari ed evidenti! Alla Juventus si inventavano complotti, si inventavano! Questo c'è il marcio! Una squadra fallita che non potrebbe giocare nel calcio! Vabbè, ma diciamo sempre le stesse cose! Vergognatevi! Vergognatevi, fate schifo.